Ok, attivato il microfono. Bonsoir, come va? Ok, attivato il microfono. Bonsoir, come va? Mutiamo la live, se no. Bonsoir. Cioè, mi sentite 8 volte. Prepariamo. Mi è arrivata una telefonata a cui ho dovuto rispondere. Quindi, come state? Come state? Come va, Mark? Oggi è una giornata infernale per me. Apriamolo anche da qua, Twitch, per prendere la chat. Adesso partiamo. Facciamo decollare la play, che SnowRunner la fa sempre decollare. La fa sempre decollare. La chat ce l'ho, qua ce l'ho, il bot è attivo. Come stai, Mark? Cioè, tutto bene? Da ste bande, non so cosa voglia dire, però sono contento che vada tutto bene. È stata dura in accademia oggi? Sì, perché oggi poi mi hanno dato la buona notizia, la buona novella. Tu devi sapere che da aprile, metà, fine marzo, inizio aprile, che hanno iniziato a fare le lezioni online. Loro non nascono come accademia digitale, quindi si sono un po' adeguati. Speravano a fe fine febbraio, inizio marzo, non sapeva ancora che avrebbero fatto lockdown, eccetera. Pensavano 2 settimane di stop andasse bene. Quindi verso fine marzo c'è stato tutto il casino e quindi hanno deciso di attrezzarsi per farle da ste bande da queste parti. È in Veneto da ste bande. Tutto bene da ste bande. E hanno deciso di fare questa cosa, quindi hanno detto facciamo lezioni online. Io ho scaricato Unity perché noi sviluppiamo su Unity, fanno lezioni su Unity e ovviamente io che trovo sempre i bug devastanti, non mi partiva Unity, non mi funziona, a me non funziona Unity. Quindi ho fatto un sacco di lezioni su Unity, ma non ho effettivamente lavorato perché non mi andava. Mi funzionano le build, quindi quelle fatte, i file exe, ma in Unity non mi funziona, né Unity né la programmazione per Visual Studio, perché noi, anche se siamo game design, dobbiamo saper programmare anche, quindi stiamo facendo programmazione. Esatto, Unity è stato paolinizzato. Quindi hanno cominciato a dare esercizi e io non potevo farli, ovviamente. Ho fatto gli screenshot, ho fatto vedere le cose in streaming ai professori, eccetera. E ovviamente è stato paolinizzato perché? Perché come al solito ho trovato dei problemi che quando li vedevano dicono non li ho mai visti. Il primo professore che lui c'è da 5-6 anni, che è un tutor. Dopodiché chiamano il professore di programmazione che lui ha 10 anni. Guarda, fa prova, testa, dice Paolino, mai visto una roba in 10 anni. Proviamo a guardare online. Fanno una ricerca, non trovano niente. Dicono vabbè. Andiamo sul forum Unity. Fanno una ricerca sul forum Unity. Esatto. PD e PM a fottere. Fanno la ricerca vanno sui forum, contattano Unity e dicono non sappiamo qual è il problema. Loro non capiamo il perché. Niente, Paolino, stai fermo. Quindi io facevo le lezioni, facevo la teoria, parlavo, facevo domande, rispondevo, eccetera, sulla teoria, ma tutti i lavori che sono stati fatti su Unity, tutti i compiti che poi saranno sede di esame, non li potevo fare. Allora il tutor intelligentemente ha proposto: guardate, fategli usare Unreal. E giustamente la scuola ha detto: sì, ma noi non abbiamo un professore per fare Unreal. E Unreal loro lo devono iniziare al terzo anno. Terzo anno utilizziamo Unreal. Adesso non abbiamo nessuno. Niente, allora cominciano. Io rimango fermo, faccio documenti, faccio tutti gli altri esercizi, tranne quello. Oggi, siccome da una settimana, visto i problemi che sto avendo io, ma anche in generale il mercato come sta andando, ho detto vabbè, anticipiamo, hanno cominciato loro su YouTube, sono pubblici, quindi se vai sul canale YouTube di Event Horizon lo vedi, hanno cominciato a fare lezioni di Unreal. E allora gli hanno dato il via libera, gli hanno detto Alessandro, di a Paolino di utilizzare Unreal. Quindi oggi, lezione, Paolino, bene, hai presente quel gioco che stanno facendo i tuoi compagni da metà marzo, quindi 2 mesi? Perfetto, adesso lo devi fare anche tu in 3 settimane con Unreal. Tra l'altro, sei da solo. Prima di tutto, sei da solo. Tieniti il link. Questi sono video
tutorial per, di programmatori in inglese di Unreal. E auguri. Fa, se hai bisogno di qualcosa, io sono qua. Comunque, c'ho il supporto perché anche lui se lo stava studiando. E io ho detto: perfetto, io parto sempre in hard mode. Io non posso partire in easy mode. Io ho sempre hard. E quindi oggi mi è arrivata questa tra capo e collo. Più il nuovo professore che è arrivato, perché poi alcuni professori se ne sono dovuti andare dall'accademia perché per motivi di lavori. Ovviamente sono state arrivate delle offerte, eccetera, hanno dovuto lasciare, non hanno rinnovato il contratto e quindi sono arrivati giustamente i sostituti. I nuovi professori hanno cominciato a dare compiti. Quindi io per mercoledì ho da consegnare un board game completo, quindi un gioco da tavolo completo con modalità di gioco cooperativa, territorio da difendere, oggetti individui da proteggere, strumenti di difesa, protezione utilizzabili, esistenti ed utilizzabili dagli agenti, combinabili per ottenere nuove funzionalità. Il design deve comprendere tutte le meccaniche e le feature core, quindi side mechanic, core mechanic, poi almeno tre degli argomenti visti a lezioni e trasformati in meccaniche. Gli argomenti sono: A, bonus, quindi questo non è obbligatorio se ce la fai, aggiunta di meccaniche secondarie e meccanica cooperativa ma anche competitiva. Queste però sono delle cose in più. Gli argomenti invece, tre degli argomenti che devo scegliere sono: inattentional blindness, principle of forgiveness, good affordance, warning, flexibility e usability, mapping, priming bias, l'esposizione a uno stimolo influenza la risposta agli stimoli successivi, aviability bias, attractiveness bias, anchoring bias, aesthetic usability, Biophilia Effect, Cathedral Effect, Defensive Space Theory, Perception Effect, Exposure Effect. Tre di questi che te l'ho appena detto lo dobbiamo aggiungere e fare la documentazione. Quindi per mercoledì ho questo. Per giovedì invece ho la documentazione da dover fare. Abbiamo fatto 2 settimane fa l'analisi di un'ora di un videogioco. La settimana dopo l'analisi di un'ora di un videogioco competitor, quindi di una tipo JRPG, di un altro JRPG slash RPG. E quindi per giovedì prossimo il documento con l'analisi definitiva, cioè la comparazione dei due giochi, quali sono le differenze e il perché ci sono queste differenze, per quanto il genere sia lo stesso. Questa è un'analisi che serve, che è l'analisi dei competitor. Poi ho del level design da fare in Unreal che devo imparare a usare, del level design e un gioco in level design, cioè un gioco in Unreal. Ovviamente non come quelli della mia classe perché ci lavorano da 2 mesi. Quello che ho da fare io, il gioco che devo fare io in 3 settimane con un engine che non conosco e devo imparare in meno di 3 settimane perché poi ci devo anche sviluppare, ho un livello, il timer, i checkpoint, non uno, i checkpoint, menu principale con tasto exit che chiude la build e tasto play che la fa partire, quindi il menu principale che ti dice gioca o esci. Camera e pallina senza salto, perché il gioco è basato su un gioco vecchio che si chiama Marble Madness. Un nemico, un ostacolo e una schermata per la vittoria con il tasto per far fare il livello o tornare al menu. Questo in 3 settimane. Benvenuti nel mio mondo. Porco. Il Chihuahua. Attiviamo l'audio che è arrivato Gray. Così c'è anche Gray. Sono già in live Gray. Saluta. Vi saluta Silvia a tutti. Gray non lo sentiamo, ma risentiamo la via voce da Gray. Quando arriverà ci saluterà. Esatto, Mark. Questo è un bel cazzo al culo. Ciao Silvia. Senza contare tutto il lavoro poi. Quindi mail, comunicati stampa e senza contare che devo finire la run di persona. Quindi io adesso ho finito questa live, stacco la live e mi metto a registrare un'ora di persona così domani devo editare. 5, no, devo editare 10 ore di persona in 10 ore di persona in 10 episodi, perché poi settimana prossima devono uscire 10 episodi, che ne escono 10 a settimana. Se
finito questo, mi devo mettere, prima di questo devo registrare l'ultimo episodio che deve uscire venerdì prossimo, perché è il 94, sono il 93. Finito questo, mi devo mettere a guardarmi. Cosa saranno? 3-4 ore di tutorial di Unreal, avviare Unreal e cominciare a sviluppare. Anzi, no. Prima mi devo mettere a fare i documenti, il board game per mercoledì, che lo devo finire tra oggi e domani. Lunedì devo assolutamente fare il documento, quello della comparazione. Finito quello, da lunedì pomeriggio barra sera riesco, devo mettermi a studiare ore di tutorial di Unreal e cominciare a sviluppare il microgioco. Quindi ho veramente delle settimane di merda. Poi ci sono arrivati i giorni degli esami. L'esame ce l'abbiamo tra l'altro vicino, è comodo. Il 17, 16, il 17 luglio, che è un venerdì, venerdì 17 luglio. dove dobbiamo presentare il gioco del progetto comune. Questa è la prima parte dell'esame, perché poi c'è a fine agosto, inizio settembre. Fine agosto, inizio settembre c'è Esatto. invece l'ultima parte dell'esame, dove si prenderanno, vabbè, il nostro curriculum da design con il nostro portfolio con tutti i compiti e si fa l'ultimo, tra virgolette, esame. Quindi ho veramente, cioè, io fino ad agosto non mi rilasso, in più ad agosto devo, visto i problemi avuti con Unity, eccetera, devo, Madonna, sti capelli, vedo l'ora che arrivi settimana prossima che li andiamo a tagliare. Devo fare poi, devo comprare un PC nuovo che mi costerà 2200 euro. Quindi è un 2020 proprio di merda, sta andando avanti di merda e sto morendo. Gray, non si sente? Gray? Ciao Paolina. Ciao Gray, finalmente. Ciao Paolina, come stai? Di merda. Che ti vedo tutto in live, tutto in diretta, tutto capelluto. Aspetta che ti alzo anche il Tu sei voce, bello perché... Paolino. Grazie, questa non è Grey, è Carolangi. Ti sei già inchiappettata Grey, vero? Maledetta. No, no. No? No, Grey è in cantina, adesso ci sono io. Vabbè, aspetta. Zara, bello maschione. Va bene. Che fai? Guidi camion? Ovvio. Sono un camionista rudo. Ah, Rude. camionistone. Mi è caduta la borsetta. A posto Aspetta così. che la raccolgo. A posto così, mi Vuoi giro. vedere la sorpresa? No, 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 a posto così. C'è sorpresone qua, eh? Ma a posto così. Perché Che con me tutto l'anno è sempre Pasqua, tesoro. culo, eh. Vuoi dell'acqua? Ma Sì, grazie. fredda o caldi? Cioè, tiepida. Vedi tu, secondo No, te? tesoro, dagliela fredda, poi io la scaldo Tira fuori anche il io. freddino se vuoi un tè. Allora, facciamo così. E Scaldo io. così. Io Pronto. chiedo. Scaldo tutto io. Pasqua perché ha le uova? Occhio a girarsi che è pericoloso. Ho capito. Mi giro, mi metto di fianco così è meglio. Ghiaccio, amore. No, è fredda già questa. Sì, ma acqua fredda dentro acqua a temperatura ambiente, quando la temperatura ambiente Ma è ci sarà 19 gradi. appunto 20 gradi. Mettimi il ghiaccio, per favore. Spalle al muro sempre, ma se sei in una stanza al centro cosa fai? O in una piazza. Tesoro, le mie stanze non hanno muri, hanno solo buchi. Dove vai, vai, posso infilarmi. Infatti Posto così. dicono che i miei ragazzi sono tutti emmental. Posto Li faccio così. come le groviere. Tra l'altro probabilmente farò qualche live mentre uso Unreal per testare la build quando ce ne avrò una. Delle live tranquille dove vedrete me bestemmiare perché non funziona qualcosa probabilmente. Come stai, Gray? Come va? Tutto Ma sì, tutto bene, Paulino, mi sono collegato adesso. Tutto a posto, voi? sì, a parte Carolangi che non la È leghi fredda? col guinzaglio. Ma perché ogni tanto si libera? Perché lei Sembra fredda. Hai fa messo il sparire ghi. le corde con le cosce.
Non si capisce perché lei c'ha. È tipo alien in mezzo alle gambe. E quindi. Se il ghiaccio quando lo metti nell'acqua esplode, vuol dire che l'acqua non è fredda. Come va col PC Grey, ti chiedono. Io lo so, però. Marco, purtroppo mi hanno mandato due pezzi fallati e quindi li devo rispedire. Sarà stata contenta Carolangi, che erano fallici. Questa da Carolangi, sì, perché ha detto Madonna più pacchi, che bello. L'altra volta quello là di DHL ha fatto la minchiata che è arrivato, ha portato i pacchi. Poi fa, ma che bella ragazza. Solo che quello là fa, vado a prendere i pacchi, si è messo. Però non aveva il furgone, aveva la macchina normale. Quindi ha aperto dietro, si è appecorato un attimo è finita. Si è visto lui che saltava di colpo dietro, si è visto il portellone che si chiudeva e poi c'era tutta la macchina che tremava e si sentiva aiuto, mamma, aiuto! Ormai è tardi. E ti dico un'altra cosa, Mark, io devo ancora cenare, cioè io non mi devo staccare ancora dal PC da stamattina alle 9 che ho avuto lezione, perché poi l'altra cosa che non ti ho detto è che da se 2 settimane fa, visto che per colpa del coronavirus non abbiamo perso delle lezioni, hanno deciso di metterle da 2 settimane fa i recuperi. Quindi prima avevo lezioni dal lunedì al giovedì e poi il sabato. Adesso, e quindi avevo regolato le live di conseguenza, lunedì sera. Live perché il martedì posso dormire, giovedì sera live perché il venerdì posso dormire e la domenica live, quindi domenica, lunedì, giovedì e basta. Cosa è successo? Che per fare i recuperi delle live hanno ben deciso di mettere la lezione al venerdì. Quindi io il giovedì devo fare live, poi per le 9 mi devo collegare, quindi per le 8 mi devo alzare, il giovedì faccio le 4 praticamente e quindi vabbè, che te lo dico a fa? Allora noi dovevamo selezionarci la the mission. Quindi è proprio veramente delle giornate di merda. Allora le altre non le potevamo fare, dobbiamo partire dall'essenziale. Che sono? Consegnare alla fattoria. Là. Mattoni. Assi di legno e carburante. Mattoni, assi di legno e carburante. Però i mattoni ce li dà qua. Perché ce li dà qua? Perché devo andare nel magazzino. Proviamo a tornare dentro. Tanto la missione l'abbiamo presa, giusto? Sì. Quindi sono veramente stanco. Sono stanco, stressato, incazzato. Sbaglio i tasti. Che ovviamente. Cambia camion. No, recupera. Noi dobbiamo prenderci. Ah no, aspetta, mi sa che non ce l'avevo qua. Mi si faceva cambiare con R1. Ah no, eccolo qua. Esci dal garage. Voilà. Via de Frenaman. Ah, R1 non triangolo. E adesso dobbiamo controllare. Ma scusa, e quel camion che aveva lasciato lì? Non era sempre il nostro? Quanti ne ho? Due. Eh sì, ne ho due. Ma qual era quello meglio? Era l'altro perché, scusa, poi no, giocandolo una volta a settimana me lo dimentico. Questo perché aveva la VD che l'aveva messo l'altra volta. Quindi questo lo lasciamo qua. Accendiamo, freno a mano via. Ricontrolliamo la missione. Vediamo se ci dà ancora il. I mattoni ce li dà qua. Magazzino. Andiamo al magazzino. Devo dire. Che poi quale magazzino? Eccoli qua. Scendiamo
Ce li abbiamo già qua i carri, dobbiamo prendere il rimorchio, no. Oh, il semirimorchio, no. Capito che anche il gioco mi farà bestemmiare oggi, dai, abbiamo capito. Cos'è che devi fare? Ma raga, ma ho un problema io che sento basso la live. Fammi vedere, forse No, non mi stanno dicendo niente, quindi. Io Forse ho i volumi bassi, ho il mixer dei volumi come minchiato. l'ho aperto, infatti l'avevo abbassato. Devo abbassare la sensibilità perché si sente proprio la sinfonia dei miei. È la mia tastiera in live. Ah, è leggermente basso, si dice Mark. Allora, quanto Leggermente basso, basso allora la adesso sensibilità? alziamo. Non sono già qua per alzare. Adesso lo alza e divento sordo, guarda. No, non capisco mai come funziona questo programma per l'audio. T'ha una miseria. Perché su Streamlabs l'audio è al massimo. Adesso si dovrebbe sentire bene, cioè perché io lo sento alto, ma non capisco perché mai in live si senta sempre basso. Allora, mettiamo la marcia bassa, andando piano in retro. Perché non vai in retro? Prima ci andavi, ci tua. Andiamo in retro. Com'è che si agganciava? Sai che non mi ricordo più. No, Ah, con la retro, non lo faceva mica in automatico. dovevi schiacciare un tasto. Eh sì, forse era quello là. Era quel tasto tipo quello del coso per aggrapparti agli alberi. Com'è che si chiamava? Il verricello, Era tipo come il verricello. Però non era col verricello. Ma c'erano tipo i pallini come quando usi il verricello. Forse era con la freccia direzionale. fagli i tasti. No, mi sembrava. Adesso vediamo. È questo classico gioco che non ci giochi per una settimana, ti sei dimenticato non tutto, di più. La vita ti sei dimenticato. Allora, collega rimorchio era qua. Fatto. Adesso dobbiamo fare la strada. La strada. Sti cazzo di. Ma guardate, se devo andare lì col semirimorchio. Ci sua. Ci sua. I mattoni. Ce li abbiamo. Consegna alla fattoria diga. Ah, la diga dobbiamo portare tutto. Quindi questo qua, le assi di legno qua le consegniamo alla diga e il carburante qua. Le assi di legno andiamo in segheria a prenderle e poi le consegniamo. Perfetto. Quindi. Paolino, si è detto che è andato in segheria, vengo anch'io. No, non è quella segheria, mi spiace. Ah, che tu sei geloso, non mi vuoi portare in segheria, mi vuoi tutta per te. Esatto. Facciamo la strada. Ma lo sa Silvia che mi vuoi tutta per me? No, se no, Ah, è un amore che gusto. di contrabbando. Perché qua era ancora settato il posto che non riuscivamo a trovare. Esatto, brava. E Mark dice giù col bastone. Attenzione. Sì, glielo do sui denti. Sì. Che è on fire Mark stasera. Mi Dai che si passa Kailina tra il lusco e il sta salendo lo brusco. sbocco. Guarda, è appena arrivata. Oh, minchia, ha scritto un messaggio. È arrivata Neanche saluta subito. mi sta salendo lo sbocco. Ci si comporta così. Ciao Kailina, come stai?
Ma Kailina, ma guarda che non è un problema, possiamo sforbiciare insieme, facciamo le scintille, tesoro. È diventata da cazzo è brasiliano mantovana, eh. Sì, sai che io ho tante cose dentro, Paolino. Tirati fuori Miyazaki, va. Ho paura. Digli qualcosa che ieri ho preso il suo posto nella ciurma, ha detto Mark. Attenzione. Sì, tra l'altro, sì, ha preso il tuo posto nella ciurma e ha giocato molto bene. Tasti li sentiamo comunque, Grey. Sì. Minchia di brutto. Ma che cazzo? Mica ho aumentato la sensibilità. Ok, adesso questi non li senti più. Sto Scrivi? scrivendo. Non si sentono più. Ah, che bello. Grazie a Gesù. Di merda, ma pazienza. Come mai sa? Si sa chi sa giocare in questa casa, ha detto Marco. Attenzione. E Carina risponde: ma vaffanculo. Attenzione. Battono gli altarini. Beh, diciamo che di voce era molto più bassa, mettiamola così. Ma Kailina c'ha l'acuto. Minchia, c'ha una voce Kailina che è violenta, eh. Infatti con Kailina. Ma infatti perché ti violenta già con la voce. Che io non oso immaginare in altre situazioni. Cioè, vieni giù la casa. Birbantello, Mark. Infatti Mark si mette i tappi per le orecchie. Infatti la chiamano Sindel, Kailina. Ah! E spacca i che. Passiamo dal Ah, benzina. Mark che ha mandato la faccina che ride con gli occhiali da sole. Fa il figo. Facciamo benzina quando arriviamo qua. Comunque voi non potete fare le sporcherie perché non siete sposati. E Gesù piange. Chi è che l'ha Avete detto sta capito? cazzata? Peccatori. Ah, tu, ok. Fa solo dopo il matrimonio. Ma li mortacci tu a Pasqua. Ma perché? Ma lasciali stare i miei morti. Cosa hanno fatto di me? Ci tua. Si fa bella figura con i vicini, Marco. Madonna mia. Con la vicina. Ah, poi. Cioè, ma scusa, Kailina, ma sono io il problema. Ma guarda cosa ha scritto, Mark. Sbagliato. Io ho il posto prenotato all'inferno. Vabbè, quello ce l'abbiamo. Mi Un po' tutti. sa che troviamo la fila quando. Arriviamo qua. 20 a 1, dobbiamo andare qua, guardate. Ah no, mi sembra giusta la strada. Quando arriviamo qua ci facciamo anche sta torre, così ci leviamo dalle palle sto nero. Adesso ci sarà da ridere, perché abbiamo un semirimorchio, quindi. No, Partono le minacce, vi prendo a pugni tutti quanti. partono le bestemmie tra un po'. Però già che ci sono, posso caricare il legno. Adesso quando arriviamo alla segheria, facciamo una sosta per Carolangi, noi carichiamo il legno, lei fa il legno, sega il legno e siamo a E lo fa la spaccata sul legno che l'ha già posto. tagliata. Carolangi segaiola, giustamente. Dobbiamo riprendere la mano. Oh, abbiamo. Sono le peggio porche. Ma Marco, cos'ha stasera? C'ha gli ormoni. Ma infatti, vedi, lui fa bella figura con le vicine perché sentono Kailina e dicono adesso me lo sbatti a me come l'hai sbattuto a lei. E Kailina non è contenta. Sono le peggio porche, lustra il palo. Tiritura, vabbè, Marco, stasera è proprio. On fire. Kailina, ma cosa gli hai fatto stasera? Che è tutto pepe e fiamme. Pepe e fiamme. Sale e pepe. Sarà in giro con gli shorts senza reggiseno. E lui sarà tutto ingrifato. Io vi sbatto il cervello nel muro. Kailina è sempre molto Sei gentile. sempre molto. Fa sentire sempre a tuo agio. Sì, ma Kailina la guardi, è una bella ragazza. Poi apre bocca e gli dici vabbè. Dice, vabbè, mi sa che l'uomo è lei tra i due. Vi sbatto il cervello contro il muro.
Nulla, visto che sto sempre studiando, cioè, vabbè. Studi. Guarda che io ho visto dei video dove c'è gente che studia e fa anche robe insieme. Stavo per dirlo io, non dei video. No, ho visto un documentario, molto Immagino. Allora, qua c'è l'entrata, no. Più avanti. bello. C'era anche Rocco Angela, che è il fratello di Pino. Che è fratello di Siffredi. Anche. È vero, domani è un esame. Scommetto che è orale, Carolina, vero? Birichina. Tu fai conto che lui ha fatto un numero che girava le pagine del libro e aveva le mani in alto. Farti capire. A posto così, Grace. E il video si chiamava Look, I gir the page without money. C'era scritto così. With the Capitan without eyes, no, with one eyes and without ears. Documentare un paio di coglioni, Madonna. Che Era qua la segheria. gentilezza. Mi Era. sento sempre a mio agio. No, 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 sto facendo una cazzata. Dov'era De Segheri? No. No. The Segre is on the table. De Segheri, my cazzo, perché guarda dov'era. No, grazie. Mannaccia, ma. Ah no, ci dobbiamo ancora arrivare. Ha detto che è aggressivo quando è in ansia. Ha detto Kailina. Quindi è sempre in nata che è sempre così. Maremma, cosa cazzo sto facendo? Vai indietro. Sto coso si è bloccato. Ma perché io mi devo complicare la vita? Sgancia rimorchio. Oh, ah, fa un culo, va. Attenzione, c'è anche il cane. Così realistico che si cane dopo. Hai visto? Collega rimorchio. Il rimorchio è troppo lontano. Ma che cazzo dici? Ci sono sopra. Perché sono storto, vero? Figlio di puttana. Allora, C'è la mamma. andiamo più avanti, va. No, sto girando la parte sbagliata. È vero che sono invertiti i comandi qua. Se mi metto. Voilà, vediamo se è troppo lontano adesso. Vaffanculo. Sì. E adesso? Il ricello di tua madre. Agganciato! Andiamo avanti. Era molto più avanti. Ero convinto che era qua la fattoria, la segheria. Invece no. È di Ha fianco. detto che non lo è sempre, che non è vero che è sempre. Non lo so. Attenzione, Non è ma hai sempre. perso il coso per strada? No, no, Non è no. sempre aggressiva. Cos'è che ho perso? Beh, carina, io da quando ti conosco devo ancora vederti dolce, eh. Poi magari. Ah no, perché io sono in delay, ok, ti sei riagganciato. Perché ho visto il pezzo che hai perso No, il. no, l'ho sganciato io perché non riuscivo a uscire. Ho detto, lo sgancio qua e lo mi riaggancio quando sono Poi, uscito. fatto. Attenzione, guardate il livello di professionalità. Ma io sono dolce, sì, Kelly, ogni tanto lo sei. Però è raro. Beato tu che l'hai vista. Ora piove pure. Tra uno sgozzamento e un omicidio, sì. Sai cosa faccio dopo? Lascio il cazzo buffo qua del legno sulla strada e vado alla segheria solo col camion. Così non sclero. Tanto poi sulla strada principale ci devo tornare. Dai, non cominciamo, eh. Ho capito che sta piovendo, ma. Ho messo la VD. Sotto consiglio del copilota e di Gray. Insomma, mi avete fatto fare una cazzata e dovevo lasciare il differenziale che stavo con le marce basse. M'ammazzo. No, con le marce basse.
L'AVD funziona mai nella vita. Non è raro, io lo sono spesso quelli. Ho capito, non l'ho mai visto io allora. Cioè, allora ti sto sul cazzo io. Cioè, qualcosa ci deve essere. Zan zan zan. Tra l'altro adesso sta scrivendo lei e Marco non scrive più, evidentemente è occupato. Sempre senti dei dolce con te, Paulino. No, sei normale. Quando scrivi sì, allora devo essere sincero, adesso che ci penso, quando scrivi sì, a voce sei normale, non sei cattiva con me, ma sei normale. Non ti ho mai sentito dire, oh, a parte le prese per il culo, Cipollino, no, lui è buono, è un orsacchiotto, quello non è essere dolci, quello è prendermi per il culo. Lontani dai sassi, che abbiamo un semirimorchio. Allora, la segheria è qua. Quindi quando arriviamo qua, molliamo il rimorchio. Così poi usciamo, giriamo a sinistra, da retro, ce lo riagganciamo. E dobbiamo andare là a prendere il legno. Vero che se ci andiamo col semirimorchio, Grey, guarda la live, adesso chiedo a te. Allora, o lascio il semirimorchio qua. Eh no, devo lasciarlo per forza perché ho fatto la strada. Porca puttana. Niente, niente, non ti chiedo più niente. Non ci avevo pensato, non avevo visto bene, potevo fare la strada qua, la mettevo qua e andavo avanti, però perdevo il benzinaio. No, no, diciamo come abbiamo detto. No, fai. Io sono. Cos'è che scrive Kailina? Detto, io sono una che dimostra affetto nei gesti, non con le parole. Non ti prendo per il culo, lo penso. Sì, lo so, sto A voce sono scherzando. timida, ma sulla voce sono timida, non lo so. Guarda per guardare la chat, vaffanculo. Sono andato a sbattere. Abbiamo fatto anche dei bei danni. Mi sembrava tanto timida voce quando avevi fatto la live di Sea of Thieves. Sea of Thieves, però vabbè. No, no, vabbè, a parte gli scherzi, lo so, Kailina. Lo dimostri poco, ma lo so. No, io invece sono uno a cui piace dimostrare l'affetto a compagni e amici, e mi piacerebbe riceverlo, però so che non tutti sono così. Tana Eva, non ho mai sbagliato quella curva per guardare sta cazzo di chat, perché Grey, come ha fatto? Ho spaccato tutto. Che danni ho fatto? Metti il freno a mano. Non rimuovi carico mai nella vita. I danni. Ho fatto la bellezza di 18, 16 danni al motore. Perfetto. Hai detto che corri troppo, Mark. E 4 a... Sì, ho visto che ho corso troppo lì. E Ha 4 detto alle che sospensioni. Sì. Elina dice che siete troppo lontani e quindi non riesce a dimostrartelo a gesti e a parole. È timida. Vabbè, tutti i cazzi io però. Fatto. Ma no, Paolino, danni un po' anche a me di cazzi. Chi è questa? Non era Carolangi? Rolangi, allora. Ti ho detto che non devi intervenire in live. L'ha aperta con me la live, per fortuna ha aperto solo quello. No, lei dice che in realtà ha aperto anche altro, ma Ma tu? tu non hai visto perché non sei qui di persona. L'avrai visto tu, Gray, mi spiace per te. No, no, io non ho visto niente, mi sono messo paraocchi. Però se ti si mette davanti il paraocchio non ti fa vedere di No, là. io c'ho la maschera da saldatore, non vedo niente. Mi sono saldato gli occhi, non vedo più niente. Al ritorno andremo più piano, Mark, in quel punto lì. Perché siamo di fretta, cazzo. Ma perché sei in ritardo?
No, sono partito un po' in ritardo perché ero al telefono con un amico e stavamo No, parlando. dico, sei in ritardo con la consegna. No, non c'hai tempo, quindi. Ah, ok. Abbiamo trovato anche una frana, porca puttana. Olè! Ci voleva il fango. Ci mancava. Sci tua. Qua c'è un altro veicolo con Come corre pantana. con la VD? È vero, corre un botto con la VD. Da quando l'abbiamo montato corre come un pazzo sto camion adesso. Sì, È però una col bomba. differenziale andavo meglio sul fango. Ah, perché tende a sguandare un po' di più sul fango con la VD. No, rallenta un po' di più, le marce basse non servono a un cazzo. Perché ho il semirimorchio, secondo me senza semirimorchio andrei bene lo stesso anche con la VD. Però col semirimorchio. E comunque ti voglio bene, lo so, grazie. Faccio un mezzo cuoricino col pad. Oh, siamo arrivati? Siamo arrivati? Siamo arrivati? Non fermarti qua, sono un coglione. Proviamoci sull'asfalto. Ma ogni volta che ci gioco lo vedo sempre più bello sto gioco. Sì, soprattutto è strabiliassato. Mamma mia. Allora. No, non siamo arrivati qua. Cosa cazzo c'è qua? Qualcosa, però. Drenaggio scoperto, ok. C'è Mark che dice che senza la VD ti saresti già impantanato col rimorchio. Mi fido. Devo prendermi un gelatino. Mostra in carico. Scusa. No. No. Cazzo, no. Per arrivare alla. Devo togliere la frana prima di arrivare lì. Ma sto cazzo io adesso questo. Facciamo la retro, lo lascio là. E vediamo cosa vuole per la frana. No, vabbè, mostriamo l'incarico prima, va. Accetta. Frana attivato. Vabbè, me lo fai vedere. Cos'è sta frana? Qua. Drenaggio. No. A drenaggio non mi interessa. Io voglio vedere la frana. Qual è il tuo problema? Dov'è la frana? Mi sto perdendo. Dobbiamo togliere la frana. Scarico. Cos'è che vuole? Non capisco. Cosa ho scaricato? I mattoni. Ah, voleva i mattoni. Ma vai a fare in culo. E adesso cosa vuole? Cos'è quella roba lì? Ma ragazzi, abbiamo un problema. Frana, l'essenziale, no. Come si chiamava l'incarico che ho accettato e non ho fatto partire? No, è frana. Scusa, c'è scritto qua. Bestemmio, eh. Allora, andiamo, prima di tutto andiamo in retro, poi ci torno. Andiamo in retro, t'ho detto. Più dritto possibile. No, 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 perché stai girando di lì? Vabbè, va bene, va bene. Non va bene sti ribalti. Adesso. Stacca. Anzi, no, sai che ti dico? Facciamo così. Riattacca. Ok. Ritorniamo lì, vediamo se me lo fa vedere. Al massimo ritorno che è proprio bastardo sto gioco, in senso buono, eh. L'essenziale, ecco come si chiama. No, non è l'essenziale. Come cazzo si chiama sta roba?
scritto solo frana. Citua. Incarico. Questo non è. Questo non è. Frana, eccolo qua. Cretino. Assi di metallo e ricambi di riparazione. Inizia traccia. Perfetto. Dove sono le assi di metallo? Sono qua. Ricambi di riparazione sono al magazzino. Porco. Allora. Con veri veri calma. Sono al magazzino, quindi comunque devo tornare. Fai così, recupera camion. Vuoi recuperarlo al garage? Rimuovi il rimorchio. Non ci credo. No, devo per forza portarlo indietro, dai. Vai piano. Dove sta girando sto cazzo di rimorchio? Dove sta girando? Adesso lo ribaltiamo. Perfetto, frega cazzi, lo mollo qua. Ce lo molliamo qua. Mollalo qua, un pochettino più dritto. Così. Allora, stacca rimorchio. Rimuovi carico. Allora. Se la fessi mamma ti ha agganciata. Recupera, così prendiamo da lì e veniamo qua, prendiamo anche il metallo. Accetta. Esci dal garage. Esci di qua. Controlliamo l'incarico. Carina questo imprevisto, che tu fai la missione, arrivi là, c'è la frana. Vabbè, per fortuna gli servivano i mattoni anche. A che cazzo servivano i mattoni per una frana? Poi me lo devono spiegare, però servivano i mattoni. Frana. Tu vuoi delle assi di metallo che trovo qua e dei ricambi di riparazione che ce li ho al magazzino. Quindi mi al magazzino un cazzo, devo andarli a prendere al magazzino. Quindi noi andiamo prima a The Magazine a prendere i ricambi. Passando per qua che era più comoda, avevamo visto. Però passando per qua. Perché sennò qua ci impantaniamo. Ok, dai. Ricambi, su. The Furgon ce l'abbiamo. Vai qua. Segna qua. Vai su. Oh, mi sono preso un bel gelatino, non ho le. Vai a fare in culo che non ce l'ho, io devo andare a fare la spesa domani. Eh? Auguri. Perché? Perché è sabato. Solito sabato sempre incasinato. Poi adesso. Non mi ci far pensare, non ci avevo pensato che era sabato. Non dirmi auguri, ma. Ci tua. Ridi pure, stronzo. Vabbè, niente, poi giocare, ammazzami il cane. Non ce l'hai il cane. Ammazzami il pappagallo. E te lo taglio quindi va bene. De pappagallo. To the base. Papagal with one eye and without ears. Papa, dove te? Ti si mangia la voce, table. Come mi si mangia la voce, te bollo? Adesso ti sente bene, ma prima ti ha mangiato la voce perché Ma probabilmente. perché ho parlato a voce bassa e quindi mi. Tipo adesso. Devo fare derutin. Esploso il camion. Un bel calippo, Gray.
Kitacha acconsente, sì, a Gray piacciono i No, calibri. no. Ce l'ho in freezer, ma adesso figa. Non mangio, mi viene una congestione. Coca-Cola o fragola? Fragola, Coca-Cola era finita. Domani 200 euro di spesa, oggi 200 euro dell'assicurazione, quella sulla vita. Fatta la prima strada. Go go go. Allora Marco, siamo lì. Lo lascia lì per l'estate, ma non per mangiare. Porca puttana, abbiamo lasciato il camion acceso di là. Avevo sentito troppo forte il rumore. Tana Eva. Cambia camion. Infatti stava consumando benzina. Ci sua. Fermo il motore, dov'è? Avvia il motore. Ah, era spento. Ma, boh, vabbè. Go go go. Non sono uno che infila i calippi in Indiai. DI. Non sono mai stato il tipo. Inquini a euro zero. Parte la musica tamarra, vai. Mi sa che e l'abbiamo perso. No, ho detto, mi sa che devo cambiare passo. Me l'ho dimenticato di sto pezzo qua io, puttana Eva, Grey, Grey, Grey. Ah, Madonna, ma sto pezzo è maledetto proprio. Me l'ero dimenticato, The cazzo. Malediction. Però zitto, zitto, che piano piano, se riesco a buttarlo tutto a sinistra. Vai, non voglio agganciare il verdicello, vabbè. Verdicello agganciato, vai. Dai che sei sull'erba. No, caro Lanci, non ti buttare a sinistra, non intende quello. Ho messo due ruote sulla terra, va benissimo, dai. Dove si è incastrato sto stronzo? Ma la La marea. marca dice passa a destra che c'è il passaggio sterrato fuori. Quello che stavo provando a fare. Ma ci siamo bloccati, maremma maiala. Hai finito. Aggancia sto cazzo di verricello. Scatroia, che buca c'era lì. Ciao Ciao Paulino, ciao Grady, c'ero. Roar. Eppure l'albero davanti, però sarai rompicazzo, eh. Dai, su. Su. Marco che dice c'è il giro largo, se non sbaglio anche ancora più fuori. Sì, era quello sopra la montagna che abbiamo fatto l'altra volta. Solo che me l'ho dimenticato. Prima di tutto, così. Sì, ho capito che li posso posizionare. Levati, dai. Me l'ho dimenticato che potevamo qui. Non potevamo, dovevamo qui passare da qua. Me lo sono proprio dimenticato. Anche perché qua non vedevo tanto fango, vedevo due pozzette. Dicevo, vabbè, sti cazzi. E invece, ci sua. Arrivavamo su, facevamo fino a qua. Vabbè. E se è notte non vedo un cazzo, perfetto.
Gelato finito, devo prendere la tazza più grande. Oppure devo prendere direttamente la vaschetta e portavo Sì, così mangi quello che vuoi, cioè tutto, e poi non qui. finisci. Ma ne mangio solo due cucchiai con la faccia dentro. Peggio degli zombie quando mangiano la pancia. Anche. O Kailina e Silvia, eh. Non so perché Silvia se n'è andata. Di solito non è un horror, questo lo guarda, però non c'è qua. Fanculo col cuoricino, scritto qua. Hai capito? Mi ha detto un fanculo dolce. Ma scusa, ma dove le ho ste assi di metallo? Perché non lo sto capendo il gioco oggi? Ci Mark che ha detto due cucchiai e prende il mestolo dalla minerva. devo andare qua a prendere l'asse di metallo, giusto? Oppure il badile. Cagami. E non lo so, sono in delay io, Polino, di... Are you attending? Ah no, scusa, devo andare a prendere i ricambi. Infatti dicevo, perché mi dà uno? Le assi ce le abbiamo, mi dà già uno su uno. Non so dove cazzo sono ste assi sul nostro furgone, però ci dice che ce l'abbiamo. Ma sono immaginari le assi. No, di solito si vedevano. Sarcazzo. Io passerò a prenderle lo stesso. Voglio vedere se poi me Attenzione, c'è Roar che mette il Fury con il culo al vento, ne... taggando Kailina. Quindi Roar sta dando il culo suo a Kailina. Attenzione, versioni di sessualità nella chat. Non ne voglio sapere niente io di queste storie. Madonna mia, che brutta sta strada con un camion. Pensa se la facevi con una Vespa. Beh, ancora la puoi fare, tanto almeno è larga la strada per una Vespa, per un camion no. Sì, il problema è che quel fango lì, se ti entra un po' nella gomma, praticamente ti ha bloccato tutto. Cioè, Poi perché sono... la gomma della Vespa è sottilissima, quindi... Ma passi tutto sullo sterrato con la Vespa. Sì, come O no? se no cosa facevo? Prendevo la Vespa, gli montavo le due ruote della Jeep che abbiamo. Ed ero a posto. Madonna, diventava la moto di The Tipo. Stranding. La moto di Death Stranding c'ha le gomme più grosse della moto. E il culo di Drio non è il mio, dice Roar. Vedi, vedi. Vedi che cerca le scuse. La Vespa è già tanto se corre in strada, dice ma. In effetti. Ma vai a fare in culo, va albero di merda che sei caduto. Mi hai rovinato anche il furgone. Tutta la miseria. È bello che ho cercato di schivarlo, ma non voleva girare il camion. Ci sua. Ho dovuto prenderlo per forza. Adesso, tipo, io non sto andando contro l'albero, è lui che ci va. Io sono tutto in controsterzo. Ma che cazzo di strada? Ah, ho capito qual è. È quella infame, infame. Perfetto, siamo di qua. Boom! Adesso ho visto il pezzo dell'albero. Beh, che mi ha fatto un danno solo al serbatoio. Sinistra, devi andare, cazzo. Developpa sinistra. A parte che sono uno stronzo maledetto, perché potevo andarci con la Jeep qua, ci mettavamo meno, e sulla Jeep i ricambi penso che li potevamo mettere, non penso che saranno grandi come i bancali di mattoni, cazzo. Poi magari abbiamo fatto bene a venire con questo, però... Ah, dice Mark che è il laghetto per lavare il cane. Sì, te lo ricordi? Bello guidare anche di notte. Tutte le scodate che vedi, Gray, non sono io a farle. Vabbè, quello no, è il furgone con la VD. Che si è Che impantanato. fa sculettare. Si è impantanato il figlio di puttana. Dove me l'ha agganciato sto vericello? Vabbè, almeno l'ho tirato fuori dal fango. Dai, vai, vai, che ce la fai, dai. Dai. Non ce la fa.
Verichels. Voilà. Ma siete entrati troppo bravi col verricello, eh? Mai lo dominiamo il gioco. Ma quanto delay hai, ti chiede Kailina? È un bel po'. Ma come mai? Perché accumula ritardo. Aggiornalo, che ti frega, tanto tu infatti mi senti. Ogni tanto. Solo che poi se aggiorno mi perdo la chat. Che l'ho visto coi fari sto fango col cazzo che ci vado dentro. Piuttosto vado contro la roccia, guarda. Che strada di merda. Sembra quasi Alan Wake, cazzo, sta nebbia, i fari. Infatti, è molto Alan Wake. Percorso di montagna, bello veramente, il lavoro che hanno fatto su luci, particellari. Sì, sì. Pur bello. Ah, dai, prendi sti cazzo di ricambi. Dove li prendo? Qua? Mattoni no. Blocchi di cemento no, ricambi. No, mi sa che non ci stavano sulla Jeep questi. Quanti ne vuoi di ricambi? Uno. Allora ne prendo uno solo. L'altro ci teniamo il posto per il metallo, se ci sta. E non c'era il metallo questo, cioè mattoni, no. Tutto. No, purtroppo. Però è vicino dove dobbiamo andare, quindi sto sereno. Stai sereno. Sì. Avevo detto l'altra volta che eri il verricellatore. Esatto. Vabbè, adesso ho aggiornato su dietro. Stai uscendo dal. Yes, no, mi fermo e ci mettiamo la strada. Noi dobbiamo andare adesso a prenderci ste assi di metallo, in teoria, perché in pratica ci dice che già ce l'abbiamo, che poi non capisco. Ho caricato i ricambi per riparazione, mi sono fatto una cazzata a sto punto. Perché mi dice assi di metallo uno di uno e ricambi che ce li ho su me da solo uno? Se ne voleva due, ne caricavo due. Non lo sto capendo oggi il gioco. I ricambi erano uno. Vabbè. Avrei glitchato con molto. Sì, infatti. Adesso provo a guardare anch'io. Dobbiamo andare alla fonderia. Tutta la strada di nuovo dobbiamo fare. Hai visto che però quando vai su ricambi ti inquadra il furgone, quando vai in assi di metallo ti inquadra un'altra zona? No, non credo che mi vada sul furgone. Mi inquadra so, perché la zona di carico. L'ho fatto adesso, adesso tra poco lo vedi. Ah, ok. Ah, ok, sì, è vero, inquadra la zona di carico. Però noi uno su ce l'abbiamo, ma l'ho caricato. Mi fa venire il dubbio. Sì, ce l'ho su. Buggato, dice Mark, può ce essere. L'ho qua, cazzo. Tra l'altro ho visto una cosa strana, perché devo fare tutto il giro? Perché sennò dopo devo tornare indietro, non ho le assi di metallo. Perché ho visto che la frana è qua, quindi vuol dire che sta strada ci ricollega dove siamo noi. Però non pensiamoci. Ricambi, torna qua. Facciamoci la strada normale, fatti i cazzi tuoi, Paolino. Grey. Per me è una cazzata che sto per fare. Però, invece no. di circonvallare tutta sta cazzo di montagnola e sta zona. Adesso vedrai dove mi sono fermato. Io direi di scendere di qua. Per quanto mi sembri stretto il percorso,
Potrebbe essere una buona idea, che dici? Ma sì. Ma sì, ma che cazzo ce ne frega. All'avventura per territorio inesplorato. No, qua l'avevamo esplorato perché eravamo con la Jeep su dove c'è scritto Re della Collina. E poi siamo andati là, per poco non ci si capottava. No, no, non era quello dell'altra volta, ci eravamo andati due live fa. Ok. Quello dell'altra volta non l'ho mica capito. Non abbiamo provato a vedere se ci diceva scendi. Però ci riproveremo un'altra volta che avremo voglia. Cioè, questa è effettivamente più corta, eh. Pucazz che me lo dimentico un'altra volta. C'era la risaia, cazzo. Zan zan. Anche la parte di farsi il percorso mi rilassa. La chat? Non dice niente? Ah, no, c'è Erba. Giochi da joystick? Sì. Ciao Erba, tra l'altro, benvenuto. Sì, sono su Ciao Erba. PS4 e ho il pad. Perché è uscito? Perché? Maledetto te. Maledetto pad. Ma tu leggi chat, mi molli così. No, no, ci sono, mica, ha scritto proprio nell'attimo in cui ho guardato te. Ah, ok. Passiamo qua a far benzina, va. Bisogna vedere se ci arriviamo qua. A far la benzina. Altro bel nick Erba. Che tipo di erba? Vabbè. Si dice la maggiorana. La maggioranza. La cicoria. No, cicoria no, è infima e bastarda. Mi fa anche cagare la cicoria. Drenaggio, fissima. Lo sbuffo, ragazzi, non è che mi sto annoiando, è semplicemente perché sto pensando a quello che devo fare, che ho detto a inizio live e sono disperato. Allora, abbiamo fatto tutto. Andiamo, Duma. E va nell'erba, ragazzi, telecamera. Adesso bisogna vedere se passiamo dalla strada che abbiamo scelto di fare, Grey.
che va sempre il cazzo vuole. No, più che altro è che tu sterzi, pensi di non aver sterzato, invece hai sterzato tanto. Come riaddrizzi la camera, vedi di quanto hai sterzato, devi risterzare. Noi abbiamo deciso di andare di qua. Because o we are genius o we are stronz. Io opto per la prima, già vedendo come sta andando. No, scusa, per la seconda. E infatti, dai che ce la fai, dai! Brava, bravo. Non sei una Jeep, sei un camion. Dai, giocando in prima persona, capisci meglio quanto sterzi? Per quello preferisco. Sì, però non mi piace che anche lì la telecamera. Cioè, tipo io entro in prima persona, mi mette così. Cioè, non vedo bene di lato. Tu hai la visione periferica quando guidi. Cioè, non è che vedi solo un pezzo di cofano. Cioè, soprattutto su un camion, non ti dico che devo vedere. Ecco i sassi, guarda come ci roviniamo il camion adesso, eh. Madonna, Madonna. Sai che se ci impantaniamo qua siamo nella merda, non c'è un albero su sto pezzo. Abbastanza. Oh, zitto, zitto che ce l'abbiamo fatta. We are genius. Sinistra devi andare, sinistra, Dio Madonna, sinistra. Di qua. Bravo. Vai. Attenti agli alberi. Di qua. Sali su di qui. Con tanta delicatezza e calma. Ce la puoi fare, dai che ce la fai, sì che ce la fai, bravo. Ma noi con il camion stiamo facendo veramente, cioè, quello che facciamo con la Jeep. Sull'erba però, che ha appena piovuto, c'ha ragione che slitta un po'. Ma faremo anche questo. Voilà! Ti serve il monitor ultra mega wide. Ho scassato il motore. Ma non è solo il monitor, lì è proprio l'impostazione della telecamera. Quello è il problema. Ma con l'AVD è tutta un'altra cosa, dice Mark. Sì, in effetti lo sono tanto. Cioè, sta andando molto più veloce. abbiamo anche speso 4.000 dollari per fare, cioè, due missioni di due live per metterci la VD, Però minchia, guarda lì che roba, le salite le fai in un attimo. Ha molto più coppie. eh. No, sono da solo in macchina perché. No, perché non si vede dall'inquadratura se c'è la signorina Sì, invece, guarda, non c'è nessuno. sotto i tappetini. No, non c'è, ho inquadrato adesso. Cos'è che ha scritto Mark? Ha detto impari a programmare così poi modifichi la visuale in modo da aumentare la visione laterale. Eh sì. Magari non ho il codice, non ho il prototipo e quindi non posso farlo. Cioè, se mi danno il codice sorgente, sì, se no, no. Ma chissà cosa gli vai a rompere, cioè. Un videogioco è un equilibrio quando poi lo buildi, eh.
Guarda te cosa ha fatto. No, neanche tanti. Per fortuna. Stava derapando il camion, vedi tu. La Madonna, Torre. Infatti mi sono fatto un po' di danni alle ruote, ma non si è rotta, per fortuna, non si è bucato. Sotto al volante la signorina, magari basta modificare un file di impostazioni. Tac, e fa. Non credo che sia così facile. No, anche perché devi metterci il modello, non lo devi far clippare con... Lascia perdere, guarda. Cioè io già non era bella la mia vita prima, perché la stampa, soprattutto in Italia, non è bella. Adesso sto vedendo quello che passa uno sviluppatore, ho detto, sono proprio stronzo. Veramente stronzo. Mamma il pelo che ho fatto al ponte. Perché non volevo sterzare. Carina è andata via. Forse Forse. doveva streamare. Che lei Forse. inizia alle 10 di solito. Snowrunner Drift. Sì, sta diventando Snowrunner Drift. Qua mi devo ricordare di decelerare quando arriviamo alla parte con l'acqua. Guarda te dove sta andando. Grey, ho fatto un pelo a un albero perché a un certo punto ha sbandato, ho picchiato sul freno, guardalo. Madonna. Si è addormentato. Madonna, ma sta bene? Che si addormenta così dal nulla non è bello, Che sta dietro. eh? Allora vai. Piano piano, piano piano. Vai, bello così, piano Sui giorni piano. uno stream. È per colpa dell'albero, vedi? Che prima ci siamo fatti male, ste cazzo di radici. Facciamo benzina, che siamo sotto la metà del serbatoio. Comunque stiamo viaggiando benissimo. E inizia a piovere, maledetto. Andiamo a caricarci il metallo, tanto non ce lo segna, quindi. Tra l'altro i mattoni non gli servivano, non so perché se li sono presi. Quindi dopo dovremo andare a trovare dove cazzo prendere i mattoni. Sarà divertentissimo. O l'ho buggato perché se non c'erano non so perché se li è presi. È agitata per domani e quindi è stanca. Vabbè, immagino. Perché domani ha l'esame, vero? L'agitazione è stanca. Ieri giravano i coglioni a 1000 e c'era pure linea di... avevo una linea di febbre dietro. Gestione carico. Spazio insufficiente. Clabucchini mammata. Torniamo dopo, tanto per fortuna è qua vicino, siamo andati a prendere prima questi, va.
Dai, cazzo. Sai che non ho scritto, ma Mark, ho scritto che ero partito su Telegram, no, mi sa, eh. Me ne sono proprio Urban. dimenticato. Ah no, voleva i mattoni, non voleva il metallo, ma che cazzo? Boh! No, è scritto a 7:30. Ricordatevi che stasera alle 21 si continua con SnowRunner, poi non è più. Ero al telefono, beh, mi sono dimenticato. Allora, vediamo cosa fare. Abbiamo iniziato effettivamente in mezzo, abbiamo ancora un'oretta. Adesso, giustamente, il camionista che si è caccato il cazzo deve fumarsi una sigarettina. Un IQOS. Adesso vuole mattoni 2, assi di legno 2, bogaz 2. Perfetto. Ma io. Adesso. Mannaggia a chi sei tu. L'essenziale. I mattoni. Ce li ho al magazzino. Dio, Dio. Assi di legno ce li ho qua. Alla segheria. E il carburante è qua. Lì lo troviamo il carburante. Bene. Quindi, recupera, torna al garage, esci dal garage, rilassiamoci con l'IQOS e poi andiamo a prendere subito i mattoni. Presi i mattoni, carichiamo qua le assi di legno, così ne portiamo due. Il carburante è più avanti, lo troviamo in loco, sempre in giro con il rimorchio da ora. Hai ricordato, facevi la live e basta. Grey, fai una cosa, fammi un piacere, scrivi, seppur in ritardo siamo partiti. E metti il Perché link. devo scrivere? Seppur in ritardo siamo partiti. E mettici anche il link di Twitch. Che belli, ci sono anche i rumori della natura, non so se voi li sentite. Io lo sto ascoltando in cuffia e si sente. Grazie. Sempre in giro con il rimorchio da ora. Gli uccellini, sì, sentivano anche le cicale. Adesso si sente una cornacchia, un corvo, tipo. Ah sì, si sente. E gli uccellini. Ah, schiena. Sono vecchio. Quindi se io guardo di là c'è il rimorchio con i mattoni? No, non lo vedo. Mi devo avvicinare alla zona? Più avanti? No, io non lo vedo il rimorchio con i mattoni. Ma mi da lì l'ho buggato veramente, non possiamo farlo, abbiamo finito di giocare a SnowRunner. Perché salva in automatico che io il rimorchio lo lascio di là. Forse li posso caricare qua sopra senza il semirimorchio. Molto probabilmente, eh. Spero. Posto. Ti tocca tornare a prendere il rimorchio, magari chiudo la live. Cioè non vado fino a là, prendo il rimorchio e torno indietro perché col rimorchio non puoi tornare col viaggio automatico. Lo compro qua. Piuttosto, guarda. Si è addormentato. Anzi, ci siamo addormentati perché non può scendere. Oh.
Negozio rimorchi. 6.600, ci tua. Quarto il rimorchio col cassone, che era quello che avevamo, giusto? Scusa, ma lui mi dice che è qua. Io qua non lo vedo. E infatti non c'è. Scusa, figlia puttana. Ma no, devo andare al magazzino a prendere i mattoni. Prima ce l'avevo qua, ma devo andare al magazzino. Dobbiamo ritornare su quella strada di merda. Eh No. sì, ma usiamo la scorciatoia che abbiamo imparato, credo. Qua si esce qua. Poi si va qua. Perché noi avevamo già dei mattoni qua. Tu dici, li hai sprecati per un'altra cosa, li puoi andare a prendere, ma non ce li hai. Dove hai il garage? Devi andare al magazzino. Giustamente. Salire qua. Mettiamo qua. Poi qua. Poi Manda Carolangi a prendere il rimorchio. Poi ha detto Mark di tagliare che c'è la merda in studio. Sì, no, infatti taglio, taglio. Se vedi, siamo già arrivati con la strada. Qua. Poi qua. E poi seguiamo la strada. A meno che non arriva la nebbia, non mettiamoci i punti, tanto non mi costa. E giù dritti. E sta anche piovendo, vedi quando Dio è il miglior amico dell'uomo. Mettiamo la VD, va. Ok. Vai. Questo pezzo qua che c'è poca acqua, ma c'è un fango della Madonna, me lo dimentico sempre, me lo dimentico. Vediamo se riesco a fotterlo. Passando di qua. Piano piano, sì. Sì, ce l'abbiamo fatto. Che è il pezzo che devo fare della montagna, me lo dimentico sempre all'andata. Al ritorno no, ma all'andata sì. Guarda che si può fare anche così, adesso senza semirimorchio. Piano piano si fa tutto. Voilà. Un po' tanto in salita qua, però proviamo a farla all'andata, va. Non so se ce la facciamo, ma proviamo. Prima sto pezzo l'abbiamo fatto in discesa.
Cazzo di sassi. Matto. Questo è solo il primo pezzo. Voilà. Marco ha detto il primo pezzo, eh. Infatti stai passando alla grande. Sì. Beh, comunque Paulino, da quando hai messo la VD è completamente Non ti mangio le la VD. A parole. occhio Cosa hai detto? Da quando? si vede che ti ha cambiato la guida con la VD. Sì, mi ha cambiato la trazione più che altro. Cioè, mi ha migliorato tanto lo sterrato. La Figa potenza di sullo sterrato. brutto. Anche sulle buche, nonostante ci sono delle buche profonde, lui va avanti, Sì. E con le gomme non da sterrato, cioè se avevamo le gomme da sterrato, cioè, eravamo come su strada normale, A cazzo. che livello siamo adesso? Non sono passato di livello perché viene fuori. Quando passi di livello. Adesso poi guardo, aspetta che mi esco da sto pantano. Cioè qua agli inizi ti impantanavi. Minchia. Vabbè, all'inizio Fortunatamente non piove, non quindi. potevamo. Ha iniziato che pioveva prima. Non avevamo i soldi per prenderlo, ma quando l'abbiamo preso si va via lisci. Un po' fatica, ma Sì. lisci. Cos'è che devo prendere i mattoni, giusto? Due. Perfetto, non c'avevamo bisogno di. Del cazzo buffo. Con quello potevamo fare più viaggi perché effettivamente avevamo una cosa in più. Però sti cazzi. Vediamo se mi ricordo la strada. Non voglio impostarla. Ok, giù di qua, o meglio su di qua. Chat, cosa scrivono? C'è Mark che ha scritto ruba il carrello lì. No, no, sti cazzi, sai che bordello passare di qua. Cioè, preferisco fare dei viaggi in più, ma non starci a bestemmiare, visto che abbiamo trovato il settaggio giusto per il camion. Siamo anche più pesanti con i mattoni adesso, eh.
vai giù così, non accelero. Adesso accelero così risparmiamo anche benzina. Passiamo di qua. Siamo per la nostra montagnola. Ok, ce la dimentichiamo sempre all'andata, vabbè che non è un problema adesso. Però, sì, come esco da lì, salire subito su. Via ste siepi di merda. Voilà. Lissi come l'olio. Ma come viaggiamo, Grey? Come stiamo viaggiando? Che sta andando da Dio, non sembra manco più un camion, sembra che stai guidando la Jeep. Sì, se non fosse per l'ingombro, sì. Bello il sole così, mamma mia. Guarda, Gray. Ho preso un'inquadratura che c'era il sole, che era fantastico. Ah, Mark dice, mi facevo certe dormite da piccolo quando andavo in camion con mio nonno e i miei zii, tutti camionari. Minchia. Anch'io con mio padre. Lui aveva il furgone, non il camion. Quando aveva la pescheria che andava a prendere il pesce. È da lì che ho preso il vizio di dormire in macchina se c'è qualcuno che guida di cui mi fido. Cazzo di allergia. Che devo aggiornare che sta iniziando a bufferare Ma come mai c'è la la linea connessione. ballerina stasera? Ma Eh sì, come mai? Cioè, è dovuto dal router, dovuto dalla linea. stanno ancora mettendo a posto alcune robe che hanno avuto un po' di problemi con l'antenna. Cristo, E qua da noi ha fatto una settimana che io ho provato a chiedere ad altri, ma hanno detto no, tutto a posto, pure mio cognato c'è Eolo e mi fa tutto a posto, ho detto ma da voi è venuta giù una tempesta? Fa no, ha piovuto un po', non tanto, qua è venuto giù, come al solito è venuto giù il diluvio, vento, tuoni che vibrava la finestra e figa, però da io ho quando le ti finestre quelle conosco. spesse per i camion, eh. Va, che bella questa. Mamma mia, adesso guardatela, Grey, sta inquadratura. Comunque, da quando ti conosco che hai Eolo, che ogni 3x2 cioè, c'hanno un cazzo di problema nella tua zona. No, Vabbè, ma perché è la mia zona, non è colpa loro. no, no, infatti ho specificato zona.
alla zona, perché comunque qua Giocane d'estate fa peggio dell'inverno. Qua quando arriva maggio, aprile, da maggio in poi, quando fanno i temporali qui è devastante. Zio Billy. L'altra volta mi sono affacciato, ho visto un pezzo di copertura che volava. Perché qua quando vengono i temporali estivi c'è un vento di quelli proprio che tira su le robe proprio. Infatti, quando ho visto il pezzo di cosa che volava, ho detto: meno male che ho messo la macchina in garage. Perché se mi c'entra la macchina, zio Billy, veramente. Vado a dare fuoco al comune. Ancora andiamo piano qua, sperando di non prendere radici di quel cazzo di albero. E infatti l'abbiamo evitata sto giro. Poi può darsi che mia mamma sta guardando anche Netflix, magari anche quello. Adesso ho preso la Fire Stick di Amazon col telecomando e si È sbizzarrisce la a guardarsi fine. le robe. È la fine, è la fine. Però almeno si guarda qualcosa. Prima guardava Canale 5, Zio Billy, che o ti fa vedere sempre le stesse cose, o ti fa vedere Barbara Duccio che fa lo speciale su qualcuno ha schiacciato una zanzara e lei piange per 3 ore. La zanzara è morta! E fai i drammi per niente. Aperta come una scatoletta di tonno te la trovavi, dice Mark. Sì, probabilmente Caputtana. sì. Beh, una volta al lavoro qualcuno con la tempesta di vento ha fatto l'idea geniale. Ha detto: ah, abbiamo la gru, quella non per i camion. La gru, quella proprio per i balloni di ferro, quelli col trasporto eccezionale. Quindi la gru era altissima, era più alta dei palazzi. Fa, la ridipingiamo di giallo, che ti tirava vento. Io fortunatamente ero a casa in malattia, ma la gente è venuta fuori dal lavoro e aveva le macchine gialle, tutti. Tutti. Mamma mia. 300 macchine gialle. A pua però, perché? A Poix, tra l'altro, era bruttissimo da vedere. Sì, che chissà Cioè, gli è arrivata. che botta di soldi di danni ha dovuto Sì. pagare. Un bel po'. Io mi ricordo i preventivi. Erano almeno 1.000 rotti euro, quello più fortunato, l'uno. A macchina. Perché poi c'erano le macchine con la doppia verniciatura di fondo. E lì devi grattare via due colori, poi rimetterglieli tutti e due. Quindi ciao. Secondo me, poi sta azienda ha chiuso. Secondo me ha quasi chiuso solo ripagando i danni delle macchine. Perché, cioè, minimo 100.000 euro gli sono partiti, ma anche di più. Quant'è che erano? Fai conto che lì in fabbrica erano almeno 300-500 persone, che lavoravano. Quindi era veramente tanto. Poi lì era zona industriale. Quindi di fianco a noi c'era un'altra fabbrica e ha verniciato anche quelle. Quindi ciaone. Che casino. Ma anche loro dei geni, minchia, ti metti a verniciare la gru quando c'è la giornata che tira vento come non so cosa. Quindi hai buttato via un sacco di soldi di verniciatura perché non ha attaccato. Sì. E poi per rimborsare la gente, bravi. Sì, infatti. Guardate che bel tramonto, ragazzi. Voilà. Questo
È un passaggio, questo è un passaggio, un tunnel che conduce a un'altra mappa nella stessa regione. Ogni mappa ha uno o più passaggi. Puoi passare da una mappa all'altra entrando nella zona di attivazione di un passaggio. Come viaggia? Ah, devo andare a Smithville. Viaggia a diga di Smithville. Quindi dobbiamo continuare a fare avanti e indietro. Bene. Da questa regione, da questa città all'altra per andare a prendere la roba. Non era da mettere a posto il tunnel. Ormai è professionale, poi non mette neanche più i puntini. Perché ho imparato la strada, solo per quello. La principale, eh. Settimana prossima non la dimenticherò. Diga di Smithville, Michigan, USA. Voilà. E voilà un cazzo, mettiamolo qua perché io non so dove devo andare qua. Ragazzi, io vi lascio 2 secondi perché devo mandare un fax a un'azienda di camion che mi sono dimenticato. Arrivo subito. Perfetto. Quindi potevamo anche non andare a prenderli i mattoni, potevamo venire qua perché ci sono anche qua. Però noi siamo stati professional. Abbiamo trovato sta cazzi fattoria. Ehi, voglia. Seguiamo la strada quando c'è un bivio. Ci fermiamo e guardiamo dove abbiamo sbloccato. Tipo ora. Noi dobbiamo andare alla fattoria, quindi dobbiamo girare qua a destra. Udio, Mark. Guarda lì che bella pozza. Secondo me non ci passiamo. Però io punto sinistra. No, era meno profonda di quanto mi aspettassi. Ok, ancora dritto. È proprio bello sto gioco, mamma mia. Allora, siamo arrivati qua. Adesso. Per arrivare a sta Watchtower dovevamo passare da qua. Ma anche no, magari lo facciamo con la Jeep. Intanto ce la sblocchiamo viaggiando la strada. Sinistra, sempre dritto. Facciamogli sapere che stiamo arrivando noi a salvarli. Ok, è il riflesso che la fa sembrare fonda. Sì, per leggere dove cazzo stavo andando. No, di nuovo. Di nuovo. Dimmi che ci servono i mattoni. L'accidente la fissi solito l'accidente. Che palle, ma c'è un grosso problema qua. No, qua abbiamo qualcosa da andare a prendere, dobbiamo tornare indietro. Vediamo cosa vuole quest'altro. Mostra incarico, accetta, dico dacci dentro. Accetta. Riavvia. Vediamo cosa succede se dico sì. Ok, lui vuole ricambi e riparazioni, quindi questo è inutile che te li do. E io dove minchia li metto sti mattoni? Sono andato anche a prenderli, cazzo. Ok, allora. Giù
più di qua. Di qua non mi sembra una buona idea. Qua a destra sì, perché noi dobbiamo andare giù, era dove siamo arrivati. Giù di qua, strada. Abbiamo visti prima i cambi, dov'è che era? Centro servizi. Che cos'è? Non lo so. Minchia, ma dove sono i ricambi? No, non erano i ricambi. Non ci sono più, li avevamo visti prima. Vai. L'essenziale ci attacchiamo, cazzo. Dacci dentro. No. Ah, al centro servizi. E come ci si arriva al centro servizi? Torniamo indietro, andiamo giù dritti, non giriamo a destra, ma andiamo giù dritti di qua e anche vicino, dai. Aspettate un attimo, va però, mi fa una cosa. Questo è il nostro garage, è il garage della zona, vero? Vero? Sì. Questo è il garage di questa mappa. Grandi! Bravi tutti. Non ho un magazzino qua nel garage, che ce li lascio giù sta roba. Tu cosa sei? Niente. Questo sembrava un magazzino, ma non ci abbiamo un cazzo. Questo è per i rimorchi. Potremmo prenderci un rimorchio, volendo. Ma se io faccio così. Recupera, disimballa carico, rimuovi carico, rimuovi selezionato. Ah, lo perdo, non me lo mette giù. Perfetto. Frega cazzi, vabbè, tanto qua abbiamo visto che c'è. Entriamo in garage che facciamo il pieno e poi usciamo. Qua non ne abbiamo, ok. 10.000 livello 3. Posto di merda, sì. Cazzo di capelli. Allora. Usciamo. C'è anche la nebbia qua, la strada non la conosciamo. Fai così, va. Perfetto. Qua non giriamo e andiamo dritti, dovremmo arrivare a prendere i ricambi. Voilà, l'abbiamo proprio di fianco al garage, almeno quello dei ricambi. Buono. Dov'è? Là. Noi passiamo dove dice Do not enter, mi sembra giusto. Più carburante scoperto. Vabbè. Non so cosa sia più carburante. Gli agricoltori hanno impiegato molto tempo per ripulire le loro proprietà. Stanno facendo progressi, consumando un po' di carburante. Puoi consegnare la cisterna? Sì, non ora. Dove cazzo dovevamo andare? Scusa, ma aveva detto che era qua? No? Mi ha sbagliato? Era qua, al centro servizi. Quindi. Ui, si è cambiata la sola telecamera, stavo capendo un cazzo. Pesante fardello, quello lo faremo un'altra volta. Qua
guardaci qua. Eccoli qua. Ricambi per veicoli. Trivella, impianto petrolifero, ricambi per veicoli, ricambi di riparazioni. Noi avevamo bisogno di riparazioni, se non sbaglio. Ricambi per riparazione 2. 1, 2. Oh. Entriamo dall'uscita, usciamo dalle entrate e siamo entrati dall'uscita. Dritto là in fondo e leviamo la frana. Quando fa così la telecamera mi fa incazzare. Gestione carico, scarica. Voilà. Vediamo qua, dove lo vediamo il si sì, aggancia tua madre da qui? No, boh. No, gli incarichi qua per ora non ci interessano. Noi avevamo l'essenziale, dovevamo andare a prendere i mattoni al magazzino, che qua è il magazzino dove siamo noi due. Quella. Salve. Dove minchia è? Ciao Gray. Dio. Scusa, è un po' lungo il fax. No, tanto andiamo in chiusura. Perché è lungo arrivare lì, poi dobbiamo andare alla fattoria che è qua, tornare indietro, poi prendere gli assi di legno che sono ancora più avanti, al magazzino, e il carburante che è alla stazione di rifornimento. What? Ah, che è qua, giusto. Quindi, prossima volta abbiamo l'essenziale. Così recupera. Voilà. Esci dal garage. Siamo rimasti qua, giusto? No. No, non dimmi che sei così figlio di Troia che nel garage dove sono entrato non mi hai. No, no, giusto. Centro servizi, giusto, giusto. No, siamo. Passaggio per Black River, siamo ancora a Smithville. Ok. Perfetto. Ribellino che entra dall'uscita e esce dall'entrata. Sì, ribellissimo, non ribellino. Inizia coop. La farei anche in coop se qualcuno scaricasse il gioco e giocasse con me. Però per ora ce la facciamo in solo. No, vabbè, non c'ho più spazio sulla Play. Lo fai. Sì, lo faccio, mica devo tirare via della roba. Stai giocando a tutto quello che hai sulla Play? Sì. Cos'hai sulla Play? C'ho Doom Eternal che sto andando avanti. Ogni tanto mi faccio una partitella COD. COD è arrivato a quasi 200 giga, che non sono pochi. Dopo c'ho Persona 5 che mi dispiace tirarlo via, Ma l'hai finito, ma cazzo? probabilmente lo tirerò via. E poi cos'è che c'ho più su che sto giochicchiando ogni tanto? Li ho caricati, non me ne sono accorto. Ventinove. E ogni tanto mi faccio una partitella a Destiny, oppure quello preso altri 200 giga. Questi sono 15 giga, eh. Se levi persona che ne pesa, te lo dico subito, 38. Se levi persona che ne pesa 38, ti scarichi SnowRunner e un altro gioco.
Ma devo cambiare gli account, è un casino, figa. Devo rimettere il tuo, devo mettere l'altro. La realtà, ragazzi, è che non gliene frega un cazzo, perché se era il nuovo Resident Evil vedevate come correva a cambiarlo. Ma che cazzo vuol dire, figa? Che Diciamo le cose te come fai degli accostamenti che non hanno logica. sono. No, è la Ma perché verità. sempre io? Non c'è nessun altro. Cioè, Drio non può giocarlo con te in Se coop. Rio è già tanto, se passa delle live, infatti non lo vedi. Perché ho spento la play che devo registrare persona? Vabbè, per fare la chiusura, eh. Eccomi ragazzi, sigarettine e poi vi saluto, visto che abbiamo chiuso 10 minuti prima il gioco, ma in 10 minuti non facevamo un cazzo, arrivavamo a prenderli, poi dovevo uscire. Lo giocherei io, magari, Marca, magari. Tra l'altro il mio account ce l'ha Drio adesso, perché sta facendo la review di Mortal Kombat Aftermath, che ci hanno mandato il codice. After party. Bello, è sempre bello SnowRunner. Mi dispiacerà quando lo finirò tra un paio d'anni. Allora ragazzi, domenica intanto portiamo. Vediamo, io ho intenzione di portare il DLC di. A proposito, che avevo detto a Roar di ricordarmelo, non se l'è ricordato. C sua. Devo riaccendere la play. Riaccendiamo la play. Hai visto che c'è in sconto Non lo voglio sapere. Car Mechanic Simulator Ah no, su PS4? se è a 2 euro, sì. Vabbè, 2 euro no, minchia l'ultimo. Cioè di 3 anni fa? No, sulla Play è uscito ultimamente proprio, eh. Sì, ma È è su il PC che è gioco, eh? fermo. Del 2000? No, sulla Play è uscito quest'anno, eh. Te l'ho scritto nel gruppo, no, Roar. Nel gruppo, ok, grazie, però non lo guardo quando sono in live, quindi me lo sono perso. Scrivi, se passi in live devi scrivermelo qua. Per fortuna me lo sono ricordato che stavo facendo un riepilogo domenica di portare Darkest Dungeon. Cerca. Ok, che è uscito da poco, ma che versione è? È Car Mechanic 2020? Penso di sì, perché è uscito da poco, c'era scritto. È uscito che l'hanno Sulla caricato. scheda della Play c'era scritto che era uscito da poco. C'è la data lì sulla scheda della Play. Perché Adesso poi vado a su PC cercare. non esce perché fanno i DLC, quindi così dura 2 anni il gioco. Se vedi su PC dura sempre 2 anni, eh. C'è un Guarda, problema. 2015. Roar, non c'è sulla Play l'espansione, non è uscita, è uscita per PC per ora. Quindi non posso giocarlo forse, ma non posso portarlo, perché dovrei scaricarlo da PC. Poi su PC ce l'ho, non mi ricordo. No, ma ce l'hai su PC, Paulino Darkest Dungeon. E beh, lo posso streamarlo. Come si chiama? Cos'è che aveva detto Car Mechanic? Se guardi nei doppi sconti quelli del PlayStation Plus, Sì, lo risparmi trovi al subito. 50%, trovato. Cazzo, è il 2018. Ed è uscito un anno fa. Il 16, no, quasi un anno fa. Il 16 Ah, allora sì. giugno 2019. No, aspetta, è uscito il 25 giugno 2019. E ce l'ho già, tra l'altro, non so perché. Mi dice scarica. Perché ce l'ho su Play io, Car Mechanic? DLC Mega Pack per avere tutte le macchine da riparare, 40 euro te lo tieni. La Bentley 3 euro te la tieni. La Dodge che bella, la prenderei, ma sono 5 euro te la tieni. Ah, dice che comunque i comandi sono fatti da Dio. Me lo immagino, me lo immagino. Dice che è stragiocabile su console. Questa cos'è la Maserati? No, devi pagare tutto il resto, cioè spendere 80 euro per i DLC. L'altro gioco completo. Quando da fuori mi dice che è in sconto a 15 euro è troppo, ma qua mi dice scarica. Quindi vuol dire che lo posseggo se mi dice scarica e non acquista. Sì, potresti portarlo in una live one shot. Quando ho lo spazio libero.
Quando ho lo spazio libero sicuro, Grey. C'è mai. No, non lo Che spazio anche libero te. sulla play, lo spazio libero di live. Cioè lunedì c'ho Kentucky Route Zero. Giovedì abbiamo Sea of Thieves. Venerdì SnowRunner. Domenica dobbiamo fare Assassin's Creed. O Darkest Dungeon. No, penso che sia uscito prima su, perché sai che esce sempre dopo su console Darkest Dungeon, anche dei Crimson Skirt, eccetera. Io adesso se apro Steam, vado a vedere comunque, guardiamo anche su Steam. Possiamo giocarlo insieme, farci una partita, magari su Discord, ma non posso portare, cioè non posso streamarlo finché non cambio PC. Adesso tra agosto e settembre cambierò PC, che prendo il portatile. E con quello streamo anche la casa, streamo proprio. Che gliel'ho fatto vedere a Grey, è una bomba. Che Anch'io. lo posso giocare anche con la RTX. Quindi vi metto anche gli effetti di luce fighi. Allora, aperto Steam, vediamo un po'. Negozio. Tra l'altro mi è arrivato un gioco Grey che è la fine. L'ho fatto vedere ieri in live, è la fine. Tac. Cos'è? Adesso ti dico come si chiama. Hai presente Slay the Spire? Sì. Fallo più figo. Minchia. Si chiama è Monster Train. Vai a vedertelo. Beh, il DLC che è uscito, Roar, te lo chiedo a te, è un aggiornamento o è da scaricare, da comprare? Darkest Dungeon. Ma sai che forse era gratis, però non mi ricordo. È perché su console ancora non c'è. Qua devo andare a vedere adesso. Se me l'aprisse, che non funziona Steam. Vabbè, libreria. Free Ah sì, lo sto guardando. DLC, Butcher Circus, out now. Sì, su console non è ancora uscito. È un free DLC. Monster 3. E ce l'ho perché mi hanno mandato la chiave. Niente, Roar. Dobbiamo. È gratis per ora. Sì, ho visto, ce l'ho, infatti. L'ho messo già in download. Due giga. Venti ore c'ho su PC. Monster Train. Figo. Lasciamolo qua. Qua basta che adesso mi metto a registrare. Ah, devo ristallare anche il gioco. Puttana, aspetta, riapri Steam. Ah, Darkest Dungeon in download. Pagina del negozio, vediamo i DLC che ho, così li metto tutti in download. Così se si vuole giocare. Non so per la settimana, o meno. Aggiornamento, questo è gratis per ora, non so per la settimana o no. Vabbè, io intanto ce l'ho. L'ho preso. Sì, 71 minuti giocati di recente, Roar. Zanzan. Allora. Chiudiamo Steam, esci,
Perfetto, ritorniamo qua. Abbiamo ancora un paio di minuti. Se volete chiedermi qualcosa, chiedete, se no ci vediamo, ragazzi, domenica. E a sto punto direi di portarci Assassin's Creed. Ci sei sta domenica? Se no non inizio più. Penso di sì, non so, penso di sì. Quindi rimaniamo con domenica Assassin's Creed Origins, che tu hai fatto la review, quindi. Giusto. Perfetto, vediamo un po'. Domani la bella live. Domenica sarà su questo. E domani questa live qua la ritrovate su YouTube, ovviamente. Vedo che non ci sono domande, c'è ancora un minuto. Finiamoci sto minuto. Comunque è sempre bello SnowRunner, sempre sempre bello. Sì. Sono le 30, ragazzuoli, vedo che domande non ne avete. Io ringrazio ragazzi tutti quelli che sono passati, spero vi sia piaciuto come sta piacendo a noi e soprattutto a me. E niente, allora, io vi auguro un buon sabato e un buon weekend. Noi ci rivediamo domenica sera, stesso posto, stessa ora, stesso bar, con Assassin's Creed Origins. Poi ci saranno variazioni, vi avverto. Però di sicuro domenica ci vediamo. Mi spiace per Darkest Dungeon che non riusciamo a portare per ora finché non esce su console il DLC. E niente, ragazzi, detto questo, buonanotte, grazie ancora per essere passati e ci vediamo domenica. Ciao! Notte, ciao!